Cari Iuliani, siamo alla fine di una campagna elettorale che noi abbiamo condotto con molta serenità, con allegria, però soprattutto con contenuti, con programmi, con idee che abbiamo saputo spiegare e sulle quali abbiamo saputo coinvolgere anche tante persone che hanno dato il loro contributo. Per la stesura di un programma che è la nostra piattaforma di lavoro non soltanto in vista di queste elezioni, ma soprattutto a partire dal giorno dopo, perché comunque noi continueremo a esistere come soggetto politico, continueremo a esistere come una forza di sinistra che cercherà di portare avanti le sue battaglie, i suoi temi fondamentali e cercherà di ascoltare le comunità di queste isole che hanno vissuto un periodo forse troppo lungo di abbandono e di distrazione. Cosa può fare un candidato a sindaco che ha l'onore di rappresentare un gruppo come la sinistra, un gruppo eterogeneo, colorato, vivace, pieno di idee, pieno di fantasia, di creatività? Può dire di votare col cuore, perché sicuramente col cuore si scelgono delle cose pesandole da un piano affettivo, da un piano di passione, di entusiasmo, ma può anche dire di votare con la testa e di pensare che probabilmente tante volte noi attribuiamo al voto un valore quasi di merce da scambio. Non parlo di voto di scambio, ma di merce da scambio. Io voto se ho la sensazione che qualcuno vincerà, mi imbarco sul carro del vincitore per fare cosa? Per spingere questo carro e raccoglierne poi le briciole, per portare avanti dei temi in cambio del fatto che ci si è spesi in qualche modo per una iniziativa anziché un'altra. Allora, probabilmente il vero voto è quello al quale uno affida il desiderio di un futuro diverso, di un futuro migliore, il desiderio di una capacità di voltare realmente pagina, cominciando dal metodo. Noi abbiamo fatto una battaglia di metodo e per noi il metodo è la cosa più importante. Il metodo significa confrontarsi sui temi reali, non parlare di progetti senza spiegarli, ma spiegarli nel dettaglio, confrontarsi sui singoli aspetti, confrontarsi sulle possibilità di realizzazione e sicuramente ascoltare i contributi che vengono da parte della gente che vuole e mette il tempo e la propria fantasia, la propria immaginazione, le proprie competenze, l'esperienza a disposizione di un progetto. Noi ci crediamo, noi continueremo a lavorare, siamo convinti che già il solo fatto di avere ribaltato qualsiasi pronostico iniziale che ci vedeva come una forza minoritaria che testimoniava la sua esistenza, invece la capacità di riuscire a coinvolgere tanta gente nel nostro progetto si rivelerà foriera di un futuro migliore per noi, per tutti quanti, per voi, per questo paese, per questo arcipelago, per queste isole di Sicilia che devono confrontarsi con una realtà che avanza, con uno Stato spesso distratto, una regione piegata su problemi di carattere finanziario e di lobby del potere che litigano fra di loro tagliandoci fuori da tante risorse, da tante opportunità. Invece noi esistiamo perché siamo un luogo unico al mondo, siamo un luogo meraviglioso, siamo un patrimonio dell'umanità. E allora noi nel patrimonio dell'umanità ci crediamo tanto. Per noi questa è la scommessa del futuro. Votate la sinistra, votate noi come forza che può cambiare il destino di questo paese grazie al vostro contributo.